Asia Argento di recente è stata ospite di Domenica Ini, il programma che viene onda ovviamente di domenica condotto da Mara Venè. Torna a parlare di quello che sarebbe stato etichettato come uno scandalo in piena regola negli Stati Uniti d'America per la pubblicazione, ossia nella biografia non autorizzata di Down and Out in Paradise, degli ultimi messaggi inviati dal famoso chef Anthony Bourdain, prima che andasse a decedere, o meglio, a passare idealmente parlando a miglior vita in Francia. La stessa Asia avrebbe scritto: "Non mi rompere le palle, eravamo una coppia aperta", avrebbe detto Asia Argento a Domenica Inn. Quelli che hanno fatto sapere, quelli che hanno diffuso i messaggi privati, sono veri e propri avvoltoi, così avrebbe detto Asia Argento. Sono stati tanti intorno ad una persona famosa, popolare, che li ha venduti, se la andrà a vedere con il suo karma. Adesso si pone la stessa di Argento parlando di se stessa, Domenica Inn, dicendo, sostenendo di essere una donna serena. La vita è meravigliosa, sono grata alla vita, pur con tutti gli ostacoli e i dolori che ci dà, tramutare, trasformare il veleno in cura e sapersi ogni volta rialzare, questo è ciò che io ho imparato. Ed è anche vero che domani è veramente un altro giorno. Questo avrei voluto dire ad Anthony Bourdain. La figlia di Dario Argento non si nasconde, non si occulta, e poi avrebbe aggiunto: ha lasciato un grande vuoto. Io ho dovuto imparare a vivere come se non avessi un braccio nel mio corpo. Insomma, non è stato un bel momento, non è stato facile, non è stato un momento sereno per la bellissima e bravissima Asia Argento. Dover vivere senza il buon Anthony Bourdain è una vita nuova, è una vita innovativa. Asia Argento avrebbe poi fatto sapere che da un anno e mezzo è sobria e con Anthony ha dovuto, diciamo, ha dovuto essere, o comunque abbiamo diviso l'essere degli alcolisti. Ci sostenevamo con un po' di humor dark. Eravamo effettivamente parlando soli, però, due alcolisti anonimi che insieme vanno ad affogare, insieme, congiuntamente parlando. Insomma, è un'Asia Argento che non si nasconde, non si occulta, si manifesta apertamente e io questo lo apprezzo e non poco, anche perché credo che sia un'ottima attrice, oltre che essere una straordinaria donna, come effettivamente parlando, penso che lei sia. Detto ciò, questo video non vuole ledere la privacy di Asia Argento né della sua famiglia, di Dario Argento, il grande regista per eccellenza, ma solo informare eventuali persone e eventuali suoi nomi. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Da Leandro Narratore Italiano è tutto. Ciao a tutti, una buona giornata a voi. Ciao.